un po' tutto liscio come è andato in campionato per la Juventus. Beh, noi ci abbiamo messo 6 mesi, la Juve adesso 2 giorni, quindi smorzerei un po' i toni per quanto ci riguarda, anche se è bene cominciare nel modo più giusto, quindi con una vittoria. Come ti trovi nel nuovo stadio? Bene. Comodo. Ecco, in particolare ti aspettavi un inizio così scoppiettante, questo 4-1, questo Pirlo così super? Da più di 2 mesi ci stiamo lavorando per far sì che di trovarci pronti fin dalla prima giornata, quindi più che aspettative diciamo che siamo contenti di quello che è stato il risultato. Una Juve dal profilo basso per certi versi, no? Poche dichiarazioni, poche parole, si vogliono i fatti, no? Dopo queste 2 stagioni deludenti. Ci vogliono i fatti, quello ci vogliono i fatti sempre, non perché arriviamo da 2 stagioni un po' così deludenti, ma perché abbiamo fatto una partita, quindi è giusto creare entusiasmo e l'entusiasmo ci deve dare una spinta emotiva in più, ci deve dare energia, indubbiamente, però ce n'è tanto in questo momento, come ce n'è tanto, come quando ce n'è poco, bisogna dosare bene le situazioni, quindi ritorniamo poi a concentrarci su quella che è una delle settimane più delicate, a mio avviso, per una squadra come quella che andremo ad affrontare. Quindi felicissimo per quello che è stato domenica, ora il pensiero va domenica prossima. Perché per delicate? Perché sono 3 partite di seguito, perché gli avversari magari non fanno paura, quindi si può arrivare meno concentrati, perché si è troppo carichi dal 4-1, perché? Alcune delle cose che hai citato sono i motivi. Altre perché quando si vede una bella vittoria, quando tutto funziona, è il momento più delicato per poter fare errori, quindi si ha meno cattiveria per raggiungere quello che è il risultato finale. Di conseguenza dobbiamo affrontare bene questa settimana creando i presupposti giusti per poter andare a Siena ed esprimere tutto il nostro potenziale, augurandoci che questo sia sufficiente per vincere. Una curiosità, Conte l'ha avuto spesso come compagno di squadra, scatenato in panchina, fatica quanto vuoi, corre quanto vuoi adesso. Sì, suda anche quanto noi, ho visto, forse perché c'era caldo, vive molto la partita in maniera completa, chiaramente, siamo felici di questo, insomma. Oggi va tutto bene, lavoriamo perché continui. Lavoriamo perché continui questa situazione, nel senso che, ripeto, sono felicissimo dell'entusiasmo, del sorriso che c'è in tutti noi ed è giusto che sia così. Facciamo sì in questa settimana che continui per non cancellare quello che è stato fino ad oggi.